Bentornati sul mio canale Occhio Bello Media. Oggi, come vedete, siamo in un posto diverso del solito. Perché? Perché ho una sorpresa per voi. Sono qui col nostro amico, un nostro amico molto speciale, al quale farò una bella intervista. È un'intervista interessante. Passiamo a lui. Buongiorno. Buongiorno. Sono contenta di averti oggi come ospite. Pertanto. Volevo chiederti quanti anni sei in Italia? Sono in Italia da ormai 14 anni. 14 anni? Sì. Ah, tanti però. E siccome vedo che parli perfettamente la nostra lingua, volevo chiederti, ma che differenza trovi fra in questo periodo che siamo post coronavirus, diciamo così, e 14 anni fa quando sei arrivato? Parlando di permesso di soggiorno oppure parlando della idoneità di alloggio, dici che cosa pensi? Che i tempi sono migliorati? Che la burocrazia è migliore? Raccontaci insomma la tua esperienza. Allora, per quanto riguarda il fatto dei documenti, i permessi di soggiorno o la burocrazia in generale, è molto cambiato. Nel senso, allora, prima del Covid non servivano tante cose per le procedure, diciamo, di rinnovo, di permessi di soggiorno, tutti i documenti che, diciamo, bisognava avere. E dopo il Covid sta succedendo che stanno facendo tanti di questi decreti. Per esempio, un esempio semplice, lo SPID non esisteva, la residenza è diventata molto più difficile averla. E, diciamo, il fatto dei contributi, tutto è diventato molto più complicato al riguardo. Volevo chiederti, ma per quanto riguarda lo SPID, secondo te, come hai detto te, è tutto più complicato o è, come dice il governo, si sta snellendo tutto? Perché io la mia opinione poi te la dico, ma intanto dimmi la tua, per quanto riguarda lo SPID, dimmi la tua opinione. Allora, per me su certe cose, diciamo, perché ormai bisogna avere lo SPID per fare tante cose. E prima si poteva fare soltanto con l'aiuto di qualcuno, non so se hanno fatto per la privacy delle persone o no. Trovo che magari sia una difficoltà per alcune persone che non sono istruite. Sì, è una cosa molto complicata. Sì. Allora io volevo dirti che la penso come te, perché secondo me lo SPID è una cosa buona, perché le persone in autonomia possono richiedere con lo SPID i certificati, lo stato di famiglia, residenza e tutto quello che serve, e ce l'hai, non occorre neanche più andare al comune. Ma qual è il problema? Ci sono alcuni, sia italiani, magari anche più anziani, che non sono capaci di usare il computer, oppure anche degli immigrati che non capiscono la lingua italiana e fanno fatica a seguire, come dico io, fanno fatica a seguire step by step il modulo per fare la richiesta dello stato di famiglia o idoneità di alloggio o la residenza. Perciò diventa tutto, secondo me, in questi casi più complicato. Allora, l'ultima domanda che volevo porti è questa. Per gli immigrati è difficile trovare un alloggio, è difficile trovare un appartamento, è difficile trovare una casa, perché tanti italiani non danno, appena vedono una persona magari anche di colore diverso, non danno un appartamento. Tu cosa ne pensi? Magari dimmi la tua esperienza. Sì, è una realtà che esiste davvero in Italia. Trovare un alloggio, una casa in generale, è molto difficile per un immigrato, soprattutto quando sei di colore.
perché diciamo già presentandoci, diciamo, già pensano che non abbiamo le garanzie per prendere una casa, sappiamo le garanzie quali sono, nel senso bisogna avere lavoro, bisogna avere dei documenti, a volte anche presentando tutto questo. Anche il reddito, ovviamente. Anche il reddito, ovviamente. A volte presentando tutto questo magari rifiutano la casa. Non la trovo giusto. Ed è sempre più difficoltoso trovare un alloggio. Molto difficile. E senza... poi ci sono altre realtà. Sì, ma io volevo chiederti, ma se una persona non trova alloggio, a cosa va incontro? Che non può rinnovare il permesso di soggiorno? Assolutamente. Oppure no. Poi dimmi. Sì, ci sono queste difficoltà perché purtroppo noi tutto è basato sull'indirizzo, perché uno comunque deve avere la residenza per poter fare, le richieste di tutti i documenti che per le persone che non sanno, per fare la richiesta del permesso di soggiorno, solamente per fare la richiesta serve una residenza. Esatto. Per il rinnovo del permesso di soggiorno serve la residenza. Esatto. Per chiedere la carta di soggiorno serve la residenza. Per fare la patente serve la residenza. Esatto. Perciò per gli italiani che sono in ascolto, cosa devono sapere gli italiani? È molto importante accettare i immigrati nelle loro case, diciamo, in affitto, perché noi, soprattutto quelli che lavorano, hanno bisogno di rinnovare ogni tanto i documenti, hanno bisogno della casa innanzitutto, perché uno non può dormire per strada. E se uno presenta tutte le garanzie, diciamo, per favore date le case. Sì, perché ripeto, ci sono delle persone che hanno un lavoro, hanno un contratto a tempo indeterminato vuol dire per sempre, che guadagnano 1.200 euro al mese, ciò nonostante hanno tutti i documenti pronti, hanno tutto, non riescono a trovare un appartamento, una casa, perché ci sono ancora delle persone che non si fidano degli immigrati nonostante tutte le garanzie, specialmente non si fidano di quelli che hanno un colore diverso dal mio. Perciò concludo con la speranza che Tutto possa cambiare, la gente possa pensare diversamente, perché quello perché della pelle tanti... non definisce, diciamo, il comportamento della persona. E ci sono tante persone sincere ed oneste. Esatto, anche tra di noi. Infatti, ti ringrazio per questa intervista. Altrettanto. Ci vediamo magari alla prossima intervista, che sarà fra 6 mesi, perché c'è un altro interessante argomento che voglio parlare con lui, ok? Che voglio discutere con lui. Ti ringrazio e ti auguro buona vita. Grazie mille. Ciao, grazie. A presto, grazie al prossimo video. Ciao. Ciao.